Pace del Signore a tutti. Oggi vorrei solo condividere con voi un po' la mia testimonianza. Vorrei condividere qualcosa di quello che Dio ha fatto nella mia vita prima di convertirmi anche. Perché poi, quando siamo ovviamente nell'ignoranza, non diamo peso, non comprendiamo tutte quelle volte in cui Dio ha messo la sua mano per proteggerci, per custodirci. Cioè, non abbiamo l'occhio spirituale aperto per riconoscere l'opera di Dio nella nostra vita. Mi ricordo due o tre occasioni in cui ho potuto gustare. Scusate, ho dovuto interrompere un attimo. Dicevo, vorrei raccontare almeno due o tre episodi di quelli che mi ricordo di quando ho visto proprio un intervento da parte di Dio, ancora prima che mi convertivo. C'è stata una volta, ero piccolino, avevo forse una decina d'anni, più o meno, e ero in macchina con la mia famiglia, eravamo fermi a un semaforo. Quando è scattato il verde, siamo partiti sia noi con la macchina e anche sono partiti. È partita la macchina che era di fronte a noi e ci stava per esserci uno scontro. Prima che le due macchine si scontrassero, io ho visto come una fiamma di fuoco arrivare e mettersi in mezzo alle due macchine. Appena io ho visto quella fiamma di fuoco, mi sono tenuto forte ai sedili e poi c'è stato lo scontro delle due macchine. Devo dire che poi da convertito ho riconosciuto, ho compreso che un angelo di Dio era stato mandato e per grazia mi era stato concesso in quel momento di poterlo vedere, perché ho visto proprio arrivare una fiamma di fuoco e inserirsi tra le due macchine prima che le due macchine si scontrassero. E dopo, quando mi sono convertito, ho compreso che Dio in quel caso ci ha protetto. Io poi ero ovviamente senza cintura dietro, in mezzo ai due sedili, sarei volato in avanti. Però io, appena ho visto questa fiamma mettersi tra le due macchine, mi sono tenuto ai sedili e poi le due macchine si sono scontrate. E quando penso, ringrazio Dio anche per queste cose qua perché ci preserva Dio ancora prima che noi arriviamo alla conoscenza della verità, perché in un tempo stabilito poi Dio sa in quale momento della nostra vita noi decidiamo di dare la nostra vita a Lui. Un'altra occasione invece in cui ho potuto vedere la mano di Dio, ero già un po' più grande, quel tempo avevo l'MP3, stavo ascoltando della musica e stavo attraversando la strada, non c'era nessuno, era sera. Mentre attraversavo la strada, ho visto proprio, cioè no, non ho visto, io stavo attraversando la strada sulle strisce pedonali. A un certo punto, ero a metà della corsia, mi sono sentito prendere da dietro e tirare all'indietro. E appena sono stato tirato all'indietro, una macchina è sfrecciata davanti a me. Quindi praticamente Dio ha mandato un suo angelo, perché dietro non avevo nessuno, Dio ha mandato un suo angelo a prendermi, a tirarmi indietro e nel momento in cui mi ha spinto indietro, poi la macchina è passata. Se non venivo spinto all'indietro, quella macchina mi prendeva in pieno e dalla velocità che andava, perché poi c'era un centinaio di metri più in là, c'era un bar e la gente si è girata a guardare perché la macchina andava veramente veloce, quindi in quel momento lì ho visto proprio anche lì la grazia di Dio. Oggi riconosco, ovviamente lì non ho dato peso, riconoscevo questi elementi, nel senso che dicevo, ma pensavo che erano cose particolari al momento, però poi sono cose a cui non dai peso quando non sei convertito, non hai una famiglia cristiana che ti spiega, e così via. Un'altra occasione in cui, e lì ovviamente sarei stato ammazzato sicuramente, perché talmente che andava veloce che avrei fatto un volo veramente alto, mi avrebbe disintegrato quella macchina. Un'altra occasione in cui ricordo di aver visto la mano di Dio è stato un giorno mentre io stavo camminando e ero a piedi e sono passato di fianco a una macchina che era ferma al semaforo e mi sono fermato al semaforo, però avevo sempre una
una voce in testa che mi diceva: guarda quella macchina, guarda quella macchina, guarda quella macchina. E allora io continuavo a girarmi con la coda dell'occhio a guardare la macchina che c'era ferma. Non riuscivo a togliere lo sguardo da quella macchina e insomma, sentivo che c'era qualcosa che non andava. Allora, nel momento in cui cioè, io guardavo con la coda dell'occhio, a un certo punto ho visto che i due si sono parlati perché c'erano due uomini a bordo. I due si sono parlati. Quello che era sul sedile di fianco ha preso il volante, quello che era la guida ha aperto la porta ed è sceso per venire verso di me e io ho iniziato a correre. Ho iniziato a correre, loro hanno preso la macchina, mi hanno rincorso fino a sotto casa, ma poi io poi mi sono nascosto, sono salito al terzo piano di un palazzo, mi sono nascosto, poi loro alla fine se ne sono andati, insomma. Diciamo che mi ha salvato anche da un rapimento che stava per avvenire. Io sicuramente ci sono state poi tante altre occasioni dove Dio ha messo la sua mano. Che non mi vengono in mente, però queste sono state tre situazioni molto importanti dove da prima di convertirmi, diciamo, ho potuto gustare la misericordia e della protezione di Dio. Tante volte dobbiamo cercare di tenere gli occhi aperti per riconoscere quando Dio opera nella nostra vita. Adesso vorrei raccontare un pochettino la mia testimonianza. Quando ero piccolino, cioè non sono cresciuto in una famiglia cristiana, nel senso che sì, cristiani di battesimo cattolico, ma non cristiani, fedeli cristiani. Non ho mai frequentato chiese cattoliche, non ho mai frequentato niente, io non sapevo neanche l'esistenza delle chiese evangeliche, sinceramente. Ogni tanto sapevo dell'esistenza dei testimoni di Geova perché loro li vedi, li becchi per strada, così. E diciamo che io avevo proprio il rigetto della religione in sé, no? Infatti, quando andavo alle elementari, io non ho neanche fatto comunione, non ho fatto niente, non ho fatto cresima, non ho fatto proprio niente, proprio perché non avevo nessun tipo di interesse. L'unica cosa che mi ricordo, però, è che quando magari bestemmiavo lì mi pentivo quando bestemmiavo, non avevo questo senso, anche se io non credevo perché non credevo, però quando se mi scappava era difficile, però quando succedeva io chiedevo perdono, anche se sinceramente non sapevo a chi, perché io non ero un credente, non credevo. Allora, non ho mai fatto comunione e cresima, e crescendo poi all'età 20 anni, nel 2010, nel 2010 ho detto: vabbè, mi conviene iniziare, sento che mio fratello doveva fare la cresima che non aveva fatta, aveva fatto la comunione lui ma non la cresima, lui aveva iniziato a frequentare una scuola per fare il catechismo, per poter insomma fare la cresima. Allora ho detto, vabbè, mi conviene farlo anche a me, non si sa mai che mi può servire, perché poi almeno sapevo così che nelle chiese cattoliche per sposarti hai bisogno di comunione, cresima, tutte queste cose qua, quindi ho detto, non si sa mai che poi un giorno mi serve, almeno l'ho già fatto. Allora ho iniziato a frequentare questa suora qua che mi parlava di Mosè, mi parlava di Gesù, insomma mi parlava di tutto ciò che, cioè di alcune cose citate nella Bibbia. Però io ricordo che, cioè, da una parte mi entravano, dall'altra parte mi uscivano. Non avevo interesse, perché quando non credi non hai interesse. E io quando tornavo a casa ridevo anche su quello che lei mi aveva detto, no? Su queste cose qua, i miracoli, tutte queste cose. Cioè, erano cose a cui io non davo peso, cioè io ridevo su queste cose qua quando mi venivano dette. Allora ho iniziato a frequentare e poi avevo l'obbligo, diciamo, di dover frequentare ogni domenica la Chiesa Cattolica. Perché? Perché dovevo fare la cresima, la comunione, quindi mi aveva detto che dovevo iniziare a frequentare. Pensare che quando lei mi invitò ad andare in chiesa, io gli dissi proprio: ma posso iniziare in maniera un po' alla volta, no? Cioè, una domenica sì, una domenica no, proprio perché non avevo voglia. Però mi diceva: no, devi andare sempre, allora presi ad andare in chiesa. E
avevo talmente poco interesse, cioè non c'era proprio l'interesse, che io quando andavo in chiesa, giusto per dover ascoltare per forza, mi mettevo dietro la colonna. Io non vedevo neanche chi c'era sul pulpito lì a parlare, perché io stavo proprio sopra cioè dietro la colonna. Infatti, quando poi lei mi faceva la domanda che c'era, com'era, io dicevo: ma sinceramente sono andato, ma sinceramente non lo so, perché io ero dietro la colonna e non lo vedevo. Non guardavo neanche in faccia quello che stava parlando. Quindi avevo proprio questo atteggiamento, no? Proprio non mi interessava. Però Dio sa come parlare ai nostri cuori. E nella parola di Dio è scritto: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Non indurite i vostri cuori, perché se noi induriamo i nostri cuori, e chiudiamo le orecchie alla voce di quello spirito glorioso che ci vuole parlare, che ci vuole condurre alla vita, perché Dio è scritto in Giovanni 3 che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. E io devo dire che è vero, non bisogna chiudere le orecchie e il cuore, sia da non convertiti sia da convertiti, perché tante volte chiudiamo le orecchie alla voce dello Spirito Santo che ci parla, perché lo Spirito di Dio ci vuole ammaestrare, vuole indicarci la via in cui dobbiamo camminare. E Dio non ci lascia soli. Gesù l'ha detto: io non vi posso lasciare soli, non vi lascio orfani, non vi lascio da soli. E c'è bisogno della sua presenza nella nostra vita, che ci guida, che ci sostiene, che ci fortifica. E devo dire che Dio parla sempre al cuore. E allora io frequentavo, ripeto, senza interesse, però Dio sa come arrivare al nostro cuore. Gloria a Dio. Abbiamo un Dio che sa come parlarci e arrivare al nostro cuore. Allora iniziò a parlarmi, nel senso che io avevo tante domande per la mia mente, ma non cristiane, ma boh, non me le ricordo neanche più sinceramente quali erano queste domande. Però quello che ricordo è che in quel periodo iniziò a darmi a mettermi davanti persone che qualsiasi pensiero passava per la mia mente, lui mi metteva davanti delle persone che mi parlavano proprio di quel pensiero che mi passava per la mia mente. E sta cosa mi iniziava a stupire, perché io dicevo: ma io ho pensieri che girano nella mia mente, ma appartengono a me, cioè sono miei e non li sa nessuno perché io non li dico a nessuno. Chissà come mai puntualmente arriva qualcuno e tocca proprio quell'argomento che ho nel mio pensiero, in quel momento a cui sto pensando, no? Ho detto, e quindi mi chiedevo, dicevo: ma se effettivamente io sono l'unico a conoscerli, boh, magari realmente c'è un Dio che sta cercando di parlarmi in qualche modo, di farmi comprendere la sua esistenza che c'è, perché li so io, e se c'è un Dio li sa pure lui, perché se c'è un Dio li sa i miei pensieri. E quindi iniziavano a frullarmi queste cose per la mente, lui iniziava a darmi queste piccole risposte, giusto per iniziare a farmi comprendere la sua presenza. Allora, fu un periodo che, cioè, quel periodo fu portato avanti così da parte di Dio. E io, pian piano che andavo nella Chiesa Cattolica, allora vedendo queste risposte, no, queste cose, ma iniziai a interessarmi un po' di più, quindi da dietro la colonna iniziai a mettermi un po' più in posizioni un po' migliori. E io in quel periodo mi parlò così, diciamo che lui arrivò al mio cuore in questa maniera qua. Prima mi ha fatto comprendere che realmente c'era un Dio. C'era Dio, c'è cioè Dio, mi ha fatto comprendere che realmente lui c'era. E poi, piano piano, mentre ascoltavo, piano piano, quando ascoltavo, iniziavo ad interessarmi di più. C'è da rendersi conto di una cosa, che io ho fatto, cioè io ho fatto a gennaio fino a ottobre, ho fatto un anno nella Chiesa Cattolica, non ho mai comprato una Bibbia. Ho fatto un anno nella Chiesa Cattolica, non ho mai comprato una Bibbia. Poi
Avevo sì un Vangelo che mi aveva dato questa suora qua e basta. E non avevo mai comprato una Bibbia, non avevo mai iniziato a leggere la Bibbia. Allora iniziò a parlarmi in questi modi qua, no? A rispondere, a far sì che le persone rispondessero ai pensieri che giravano nella mia mente. In quel periodo dovevo operarmi all'occhio sinistro. E io andai in ospedale per essere operato all'occhio sinistro. E quando andai in ospedale per essere operato all'occhio di sinistro, nella mia stessa stanza mi aveva messo davanti un cristiano evangelico. Però sinceramente, non fu di chissà quale portata quell'incontro, perché io ero attaccato alle mie convinzioni. Lui ogni tanto mi diceva qualcosina, ma non fu un incontro che cambiò la mia vita. Dio ha iniziato a cambiare la mia vita lui stesso, perché io dovevo essere operato all'occhio sinistro. Fui operato all'occhio sinistro, però la sera prima di essere operato all'occhio sinistro, io, essendo che già iniziavo ad aprire un po' le orecchie, gli occhi alle cose del cielo, perché appunto vedevo queste risposte, ho detto: Signore, io, se tu ci sei, io ho bisogno che tu mi aiuti, mi dai la forza, no? Anche per questo piccolo intervento. Allora ho fatto quella preghiera. In quel momento ho sentito proprio una presenza, qualcosa appoggiarsi sopra il mio petto. Allora, piano piano le mie idee si confermavano sempre di più. Dio si stava iniziando a rivelare nella mia vita, piano piano. E allora il giorno dopo ho fatto l'intervento, grazie a Dio è andato tutto bene. E poi io sono una persona che in ospedale non riesce a stare, ho fatto un giorno in ospedale. Il giorno dopo dovevo essere controllato dal medico. Allora ho pregato e ho detto: Signore, ti prego, fa che quando il medico mi incontri mi dica queste determinate parole e mi lascia andare. Io sono andato dal medico a fare la visita. Il medico ha ripetuto a pappagallo le parole che io nel mio cuore avevo chiesto al Signore che il medico arrivasse a ripetere, e poi mi ha fatto uscire. E allora anche lì ho visto in qualche modo la mano di Dio. Diciamo che sono stati questi piccoli modi, piccoli per noi, che possono essere piccoli, ma veramente quando tu rifletti, pensi e guardi a ciò che Dio ha mirato, sono cose grandi, non sono cose piccole. Dio è un Dio di misericordia, un Dio di compassione, un Dio buono. Lui ci parla, poi vuole che ognuno di noi apra il proprio cuore. Dio è un Dio veramente di amore, di grazia, di misericordia, un Dio giusto e meraviglioso. Allora la mia fede si confermò sempre di più in Dio. Man mano che la mia fede si rafforzava, io però crescevo nei credi cattolici, perché giustamente conoscevo quella realtà. Perché, ripeto, quell'incontro con quel fratello evangelico è stato talmente lieve che non me lo ricordavo, cioè la sua fede, cioè, non davo peso, non ricordavo. Però io mi fortificavo nella mia fede cattolica. Allora, essendo che comunque per compiacere Dio nella fede cattolica, fai le Ave Marie, il rosario, statue e statuine, la mia fede si fortificava in quello. E quindi io iniziai a fare un piccolo. Avevo messo una mensola, sopra avevo messo varie statue, poi avevo iniziato a dire il rosario tutti i giorni. Ho iniziato a dire il rosario tutti i giorni, io dicevo tutti i giorni, dicevo il rosario. Ho fatto così per 8 mesi. È arrivato il tempo in cui intanto io mi fortificavo in quella visione. Poi è arrivato il tempo in cui io iniziai a lavorare dove ancora oggi lavoro, e incontrai mio cugino che è un testimone di Geova. Allora lui, io ovviamente forte della mia fede cattolica, lui della sua, da testimone di Geova, ogni tanto mi buttava lì la cosa delle statue, la cosa della Madonna, no? Io però trovavo le mie risposte dalla suora o da un prete, trovavo le risposte per controbattere, diciamo, per chiudere quella voce dall'altra parte, dalla quale lui mi diceva: non farti statue, non bisogna pregare la Madonna e così via. E questo è più che altro lo dico per i fra per gli amici cattolici. Fate
facciamoci domande, ma lo dico anche per i fratelli in Cristo, per qualsiasi persona. Impariamo a porci sempre delle domande, perché nella parola è scritto: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. La mancanza di conoscenza deriva dal fatto che non ci si pongono delle domande. Perché? Perché se io mi pongo delle domande, cerco delle risposte, Dio mi dà le risposte e la mia mancanza di conoscenza sparisce. Ecco, poniamoci sempre delle domande, perché Dio vuole che il suo popolo si ponga delle domande, perché per arrivare alla verità bisogna porsi delle domande e poi ricerchi le risposte. Ma se non hai domande, non avrai neanche risposte, perché se non ti poni delle domande non arriverai mai ad avere delle risposte. Allora io però delle domande me le comunque continuavo a pormi, io ancora avanti andavo nella mia fede cattolica, sono arrivato a fare la comunione, a fare la cresima, bramavo, ero arrivato a bramare la cresima perché mi insegnavano che la cresima era la riunione con Dio. E allora io bramavo tutto questo, ho fatto la cresima, ho continuato ancora per qualche mese nella Chiesa Cattolica. Ogni tanto con questo mio cugino ci si scambiava qualche parola, però io rimanevo sempre fermo. Però pregavo, pregavo, dicevo: vabbè, Signore, se la mia preghiera è sempre stata questa, e ancora oggi lo è e continuerà a esserlo fino all'ultimo giorno della mia vita. Perché a me interessa non fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha chiamato. E la mia richiesta è stata sempre quella: Signore, se io sto camminando nell'errore, se ci sono dottrine in cui sbaglio, cioè, guidami, guidami, rivelati, fammele conoscere, fammi conoscere la tua volontà, perché io voglio servirti nel modo migliore, nel modo giusto, secondo quello che vuoi tu e non secondo quello che voglio io. E io continuavo a fare questa preghiera e continuavo nel mio cammino. Dicevo: Signore, se tu non mi dici niente, io sto saldo in quello che sto facendo. Allora, però ogni tanto mi ponevo qualche domanda e mi dicevo: va, la Madonna, mi dicono che non è da Dio, ma a me sembra che fa cose buone, appare ai bambini, guarisce, fa, Signore, ma, cioè, effettivamente se non dovesse essere da parte tua, perché succede, no? Allora, arrivò una sera che io proprio piangendo, perché ero un po' in crisi, sinceramente, perché volevo capire se effettivamente stavo facendo la cosa giusta. Quindi arrivai piangendo ai piedi del Signore, facendo la mia solita preghiera, poi andai a letto sempre con le mie solite convinzioni. Il giorno dopo mi alzai, preso la Bibbia, perché poi avevo dall'applicazione sul computer. Andai a leggere dei passi della parola di Dio. Quel giorno era il giorno in cui Dio mi aprì gli occhi. Perché? Perché mentre stavo leggendo la parola di Dio, e stavo confrontando, ciò che, sono i messaggi della Madonna, quello che lei dice, stavo confrontando i messaggi della Madonna con la parola di Dio. Ecco, e in quel momento lì lo Spirito di Dio ha aperto i miei occhi, perché in quel momento lì, mentre stavo leggendo, iniziai a piangere, rimasi pietrificato, iniziai a piangere perché vidi l'errore, cioè io vidi l'errore di quello che stavo facendo, vidi l'errore del mio cammino. Allora dissi: Signore, ma com'è possibile? Io sto cercando di fare la tua volontà e poi mi metto ad adorare statue. Mi metto a pregare la Madonna, gli ho detto: Signore, ma non è questa la tua volontà? Io piansi per un po', poi mi sono alzato, ho chiuso tutto, mi sono alzato, sono andato in camera e ho iniziato a buttare tutto quello, tutte quelle statue che avevo in alto sopra la mensola, ho buttato via tutto. Allora mi sono allontanato dalla Chiesa Cattolica subito. Io poi credo che quando Dio ci apre gli occhi, se rimaniamo fermi nel luogo dove siamo, cioè o diventi una voce fuori dal coro che professa la verità e quindi parli, ma se rimani lì e fai finta di niente, sì, non adori, non preghi, ma rimani con loro, commetti un errore gravissimo. Io mi allontanai subito. E per un periodo sono stato lontano dalle chiese cattoliche, cioè in periodi non ci sono più entrato in una chiesa cattolica, però sono stato da solo, io con mio fratello, e
per un po' di tempo, però poi stavamo da soli. Poi mi è capitato di avere due sogni particolari dove mentre io entravo in un bar, un uomo mi ha fermato e mi ha detto: però devi andare in chiesa. Allora ho fatto due sogni simili, con sempre un uomo che mi fermava e mi diceva di andare in chiesa, insomma, in una comunità. Allora io ho detto: vabbè, non so, cerco su internet. Ho cercato ed è saltata fuori una chiesa evangelica. Allora ho detto: ma proviamo. Cioè, sono andato lì, ho visto gli orari, sono andato in questa chiesa evangelica. Mentre le persone entravano, devo dire che prima di entrare dentro ho fermato qualcuno e ho detto: ma qua per caso avete statue, pregate statue, Madonna Santi, tutte queste cose qua? Allora mi ha detto: no, 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 no. Ok, allora sono entrato, era una chiesa Adi. Allora poi sono entrato, ho frequentato per un annetto la chiesa Adi. Dopo 5 mesi che sono entrato nella chiesa Adi, sono stato battezzato con lo Spirito Santo. Sono stato battezzato con lo Spirito Santo 4-5 mesi, settembre, ottobre, dicembre, 4 mesi sono stato battezzato con lo Spirito Santo per la grazia di Dio. Ho frequentato la Chiesa evangelica per un po' di tempo, poi mi sono staccato insomma, per divergenze di pensiero in determinate cose. In determinati insegnamenti, insomma, sono uscito da lì. Poi ho avuto, diciamo, le mie battaglie spirituali, i miei scontri dottrinali. Ho passato tanti fuochi dottrinali per riuscire ad arrivare a stabilizzarmi nella grazia di Dio, nella parola di Dio. Ho passato tanti fuochi dottrinali nel mio cammino. Sono convertito da 10 anni e devo dire che in questi 10 anni Dio ha lavorato molto sulla mia persona, nel senso che ha lavorato molto su, mi ha fatto lavorare molto su me stesso, sulla base dottrinale, comportamentale, insomma, ha lavorato tanto su di me, in questi 10 anni. È stato più un lavoro personale, più che altro. Devo ringraziare Dio. Poi, vabbè, ho passato qualche altro tipo di comunità. Diciamo, ci sono state diverse comunità che ho girato, per comunque per cercare quella che mi sembrava più corretta, anche se ovviamente sappiamo che comunità perfette non ce ne sono. Poi ci sono dei fondamenti che la comunità non deve toccare, non deve togliere, perché sennò giustamente te ne devi separare. Però vabbè, io, come dicevo l'altra volta nell'altro video, prima avevo un ragionamento tutto errato, pensando al fatto che comunque, vabbè, quando Cristo è con te non hai bisogno di nient'altro. Era un atteggiamento sbagliato, atteggiamento che oggi non ho più. Però vabbè, diciamo che questa è stata come Dio mi ha portato a lui. C'è stato un periodo quando ero ancora nella Chiesa Cattolica che io pregavo attraverso dei libricini che mi aveva dato questa suora, essendo che nel cattolicesimo vai a fare la confessione. Mi ricordo che un giorno andai a fare la confessione, sono entrato da questo prete, mi sono seduto, questo prete mi ha guardato e mi ha detto: però tu non devi pregare con preghiere scritte. Anche lì Dio confermava la sua presenza, ancora ero nel cattolicesimo e mi confermò anche in quel momento lì. Infatti poi io buttai quelle cose e insomma iniziai a pregare piano piano, aprendo il mio cuore alla gloria di Dio, no? Nel cattolicesimo ti danno preghiere su preghiere da recitare. Dio non vuole preghiere su preghiere da recitare. Dio vuole semplicemente che noi apriamo il nostro cuore, che noi preghiamo lodando, innalzando, esaltando Lui, ringraziandolo. Cioè, non c'è bisogno di fare preghiere scritte. Una preghiera scritta, ripetuta a pappagallo, non ci cambia la vita, perché poi a volte diventa tutta roba di religiosità senza però un succo di un cuore ben aperto, spremuto alla presenza di Dio. E noi invece dobbiamo
realmente aprire il nostro cuore a Dio. Diciamo che è stato Dio stesso piano piano ad ammaestrarmi in tante cose, sia quando ero nella Chiesa Cattolica, sia in questo mio cammino, in questo mio cammino da figliuolo di Dio. Altre cose da dire adesso sinceramente non mi vengono in mente. Poi vabbè, sono stato battezzato in acqua, ho dovuto aspettare tanto per il battesimo in acqua, perché comunque poi sai, oggi le chiese hanno tutto un loro modo a sé di far attendere i cristiani che veramente desiderano essere battezzati, ma se non fai parte della loro denominazione non ti battezzano, quindi devono prima assicurarsi che tu fai parte della loro denominazione. Poi dopo, quando hai frequentato per almeno un anno e qualcosa, allora prendono in considerazione la cosa di battezzarti. Poi vabbè, io ho visto tante altre cose dopo. Potrei anche per mia moglie, io pregai il Signore, essendo che non sapevo se qual era la volontà di Dio, desideravo servire Dio, però dicevo vabbè, Signore, anche se poi mi metti una moglie accanto, per me va bene. Però, essendo che io non sapevo qual era la sua volontà, ho detto Signore, allora io non sto frequentando comunità, quindi se tu vuoi me la porti a casa la moglie. Però deve essere così, così, così. Intendevo a carattere fisico. Ho richiesto una persona che abbia un mio carattere, che sia spiritualmente come me, che cerchi Dio, che cerchi la verità. E Dio me l'ha portata a casa. Dobbiamo ringraziare Dio perché veramente, allora, se noi confidiamo, abbiamo fiducia in Dio, apriamo il cuore all'amore della verità, cerchiamo il volto di Dio, Dio non ci fa mancare quello che ci serve. E opera in tuo favore, me l'ha portata a casa con lo stesso mio carattere. Infatti, quando lei pregava, che ancora non ci conoscevamo, che poi quando ci siamo incontrati, ci siamo raccontati un po' le cose. Lei pregava, io pregavo e pregavamo nella stessa maniera. Abbiamo lo stesso tipo di mentalità, nel senso che non ci accontentiamo, vogliamo conoscere la verità. Non è che se qualcuno mi dice qualcosa io accetto, punto. Io ho bisogno di comprenderla, di capire se realmente è da parte di Dio, se veramente Dio insegna quello. E io ho avuto 3 figli. Anche lì Dio ha messo la sua mano in tutte e 3 le gravidanze. Dio ci ha sempre avvertito prima di capire che era incinta, che lei era incinta. E quando io pregai dicendo: Signore, quanti figli mi vuoi dare? Pregai io da solo senza dire niente a mia moglie. Mia moglie quella stessa notte sognò la nostra discendenza e sognò, oltre alla figlia che già c'era, altri 2 maschi con il nome di Matteo ed Emanuele. E infatti poi dopo sono arrivati altri 2 maschi, Matteo ed Emanuele, no? L'ultimo, il terzo, Dio con noi, il Signore sigilla le vite dei suoi figli. Dio è con noi per la grazia di Dio. Gesù Cristo ha manifestato pienamente la sua grandezza, la sua divinità come Dio che si è manifestato in carne. Un Dio potente, un Salvatore eterno che non ci lascia e non ci abbandona. Penso che potremmo raccontare tante testimonianze di quello che Dio poi ha fatto nella nostra vita, anche momenti di guarigione, come Dio ci parla, come Dio ci guida, ci sostiene, ci aiuta. Ecco, noi dobbiamo veramente tenere il cuore e le orecchie fissi verso Lui. Guardare, guardare attentamente verso il cielo, perché l'aiuto, il soccorso arrivano dall'Eterno. Io benedico tutti i figlioli di Dio, tenendo destra sempre alla mente di tutti, dicendo: fatevi domande, ponetevi domande, cercate la verità, non vi accontentate mai solo di quello che vi insegnano. È importante ricevere quello che ti insegnano, ma poi cercare di capire se effettivamente è vero o non è vero. Paolo, appunto, lo sappiamo tutti, la chiesa di Bereani, veramente furono elogiati per il loro atteggiamento di ascoltare e cercare di capire se effettivamente le cose stavano così. E non è una cosa che dobbiamo smettere di fare, dobbiamo ascoltare sempre e poi capire se effettivamente è così, scavando nella parola di Dio per capire se effettivamente le cose sono proprio come ce le hanno dette. Io
vi do la pace, vi benedico tutti, nel nome di Gesù. Pace.